Mercato Juve, attacco da rifare, in tanti possono lasciare. La Juventus potrebbe lavorare sul calciomercato per portare nuovi attaccanti, ma non senza aver prima sfoltito il reparto dagli esuberi. Inizia una nuova era per la Juventus, dopo quella vincente targata Max Allegri. Adesso, al timone del club bianconero c'è Maurizio Sarri, il maestro del bel gioco e del calcio spettacolo. La società ha voluto puntare su un'inversione di tendenza rispetto alle annate scorse, nelle quali i risultati erano arrivati grazie alla solidità di un gruppo che contava elementi di livello assoluto. Con il toscano ex Napoli, si punterà ad un gioco offensivo, ma sempre facendo affidamento alla grande solidità difensiva che caratterizza la rosa juventina. Proprio in attacco, dunque, potrebbero cambiare alcuni interpreti protagonisti delle scorse stagioni. Tra questi ci sono Gonzalo Higuaín e Mario Mandzukic. L'argentino, dopo un anno in prestito tra Milan e Chelsea, è in attesa di una nuova collocazione. Sarri non sembra intenzionato a puntare ancora su di lui. La Roma pare interessata, ma per ora non è arrivato nulla di concreto. Calciomercato Juventus attacco, Icardi o Chiesa dopo le cessioni. Diverso lo scenario del croato, che vorrebbe restare ancora alla Juventus ma per il quale pare straveda il Dortmund. Anche Paulo Dybala è in attesa di conoscere il proprio futuro dal nuovo mister. Si parla di un possibile rilancio, dopo l'ultima deludente stagione, nel 4-3-3 di Sarri, ma da esterno ha più volte mostrato pecche e per questo potrebbe non far parte dei piani dell'allenatore. Altro punto interrogativo è Douglas Costa, che invece sulle corsie laterali offensive è un vero portento, ma che forse potrebbe trovare una nuova sistemazione in estate. Dopo aver ceduto almeno un paio di pezzi grossi, allora la dirigenza bianconera potrebbe agire in entrata e provare a piazzare i colpi Icardi o Chiesa. L'attacco della Juve, insomma, potrebbe cambiare molto dopo questa estate, ma senza cessioni tutto resta in stand-by. Mercato Juve, ultima ora da Sky Sport, in arrivo il no, un grosso affare ora rischia di sfumare definitivamente. Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Gonzalo Higuaín non avrebbe intenzione di aprire alla Roma. Il Pipita infatti vorrebbe rimanere alla Juve con Sarri e avrebbe dunque in mente di rifiutare l'offerta giallorossa, facendo di fatto saltare ogni possibile discorso di mercato tra la vecchia signora e la Roma che comprendeva l'attaccante argentino. Parati ci stava provando a piazzare Higuaín nella capitale per strappare un sì per Zaniolo, ora potrebbe cambiare tutto. Ma attenzione perché proprio in questi minuti è arrivata un'altra clamorosa notizia di mercato in casa bianconera.